Ciao a tutti. Allora, grande richiesta, siccome uno, non mi ricordo il nick, Valentino Rossi, ecco, è stato lui in persona, ha commentato il mio post e ha detto: voglio anch'io l'orologio di Krusty. Allora vi farò vedere gli altri modelli che c'ho, bellissimi. Però quello di Krusty non so dove l'ho messo, perché l'ho usato poi. Adesso ho messo questo qua scarso, perché io c'avevo lo Swatch bellissimo, è entrata l'acqua dentro e si è rotto. Allora niente, quello di Krusty non lo trovo, ve lo farò vedere quando lo trovo. Poi c'ho quello di Homer, guarda che bello, fa vedere l'ora. Guarda, finemente lavorato, con precisione. Sentiamo cosa dice. Ah già, questo è quello rotto, forse ha la pila scarica. Però dice... burger. Burger. Dice, hamburger. Poi c'è quest'altro. Guarda la lavorazione con questo cinturino di caucciù. Questa qua c'è tutta la famiglia e dice... Dice, are we there yet? No, are we there yet? No. Dice, are we there yet? No. Are we there yet? No. Che vuol dire? Siamo arrivati? No, siamo arrivati? No. Quando Bart e Lisa sono in macchina lo dicono a volte. Siamo arrivati? No. Che poi in italiano si direbbe quanto manca? Quanto manca? Io mi ricordo quando ero un papuzzo, lo facevo sempre. Quanto manca? Dopo 5 minuti, su un viaggio di 7 ore, dopo 5 minuti, quanto manca? Ma adesso sono grande, non lo faccio più. Perché io sono grande! Guarda che bello! Però quello di Krusty io l'avevo messo, ma il mio capo ha detto. Allora, questo più professionale, uffa. Poi notai anche la confezione, è proprio bella, tutta dipinta, colorata, dipinta a mano, Krusty, Simpson. Quest'altro invece era questo... Are we there yet? No, are we there yet? No. Ma ne avevo altri, eh. Avevo Krusty e poi ce n'era. Cioè, ho comprato solo questi tre. Perché bisogna andare al Burger King e prendere l'Happy Meal, quello dei bamboli. E poi con $1 in più mi sembra te lo davo. Ma questo 3 anni fa, Adesso, visto che proprio mi avete fatto venire la voglia, ritornerò a Burger King. Che di solito ai fast food così, hamburger, non vado mai, perché ci tengo la mia linea, Allora, vado perché adesso c'è la promozione, ci sono dei bamboccini dei Simpson che però parlano, se li fa così va giù, non so come funziona, ho visto pubblicità in TV. Allora vado, giusto per voi, mi toccherà prendermi un hamburger gigante, porto la macchina fotografica, faccio i video. Però non mi ricordo se questi li potevi scegliere, mi sembra di sì. O te lo davano a casaccio. No, non so che scegliere. Allora va bene, basta. Oggi niente menu alternativo che c'avevo già pronto. Andrò al Burger King. Ah, per la cosa che ho detto prima delle tasse, sì, ho chiamato. Devo oggi niente. Ho già preparato la letterina. Tac. 1067 dollari dentro. Perché mi avevano dato un rimborso. Però hanno fatto casino loro. Come sempre, no? Ma erano dato un rimborso, ma in realtà non era vero. E loro dopo 6 mesi sono svegliati. Ah, ma quei soldi non li dovevi avere! E allora adesso me li rivogliono indietro con più le tasse. E poi si sono assicurati di dire: ma quando è che li mandi? Arrivano oggi. Perché se non li mando entro 10 giorni, dopo chiamano la polizia. No, lo
riferiscono la cosa a un altro dipartimento e dopo vado a finire in prigione e basta. E non posso più andarmi a comprare questi fantasticissimi cosi. In prigione non ti fanno tenere queste cose qua, ti tolgono tutto. Allora niente. Oh. Manca ancora 5 minuti, cosa vi racconto? Fatemi delle domande, non lo so, eh. Guarda, questi qua di Blockbuster quasi mi stanno un po' rompendo, perché a parte il fatto che non ho più... Ah, ma l'ho spedito! Il Padrino parte terza e non ho visto Il Padrino parte seconda. Vabbè, ma questo non è troppo. Quello che mi fa cazzare è che all'inizio, il mondo ti davano. All'inizio la sottoscrizione, questa te la mandano a casa, poi li rispedisci nella posta preaffrancata, l'ho fatto vedere, si gira così, si rimette il CD, lo mette nella busta e arriva. Allora, all'inizio era, ti davano 3 DVD, poi ti davano ogni settimana un coupon per andare a prendere un film, poi dopo hanno stoppato un coupon al mese, però ti davano possibilità che potevi cambiare i film che ti arrivano a casa nel negozio. Adesso hanno stoppato anche quella, adesso massimo col mio sottoscrizione, due al mese, ma una volta era infinito, potevo prendere questo, cosa ho pensato oggi, copiarlo e andare a prendere Il Padrino parte seconda, no? Perché mi guardo il terzo e non ho guardato il secondo. Il primo addirittura, Il Padrino, l'ho visto un mese fa, perché non l'avevo mai visti. Bello, bello, non lo sapevo. Non lo sapevo, e devo dire che John Belushi in qualche sketch lo imita benissimo Marlon Brando. E no, ma allora, no? Allora, questi qua praticamente sono dei ladri, perché adesso con sta sottoscrizione c'ho sempre infiniti DVD che mi possono spedire. Cioè, quando non ne ho nessuno, loro te ne rimando su un altro. Però devo andare al negozio, ne posso cambiare solo due. Però siccome sto abbonamento costa solo $10 al mese, allora ho pensato, vabbè, lo tengo, dai, lo stesso, no? Tanto $10 è una stronzata. Una volta che vado a mangiare a quel quiz, no, Subway, sono $10. Quindi faccio che una volta non vado, o faccio che vado tutte e due le volte, e a posto. Dai, faccio. Ieri non sono andato, quindi ho già risparmiato $10. Meno. Anche un altro film che non avevo mai visto, che voi direte, ma come non hai mai visto? Ma perché non lo so, quando ero giovane ero sempre in giro con la moto, motociclette, certi psichedelici, non avevo tempo. Scarface, allora l'ho visto, ma è bellissimo, eh? Adesso anch'io voglio comprarmi il mitragliatore, vendere, prendere la droga, fare le cose. Si guadagna un sacco di soldi, non lo sapevo. Quello basta. Poi altre cose. Altre cose. 5:26. Oh, ancora un minuto, che devo dire altre cose. C'è una cosa che però adesso non me la ricordo più, ma è una cosa importantissima che devo dire. Oggi lascio la webcam accesa sulla piscina. Guardate quante scimmie vanno a fare il bagno. Che poi, molto spesso, la gente va nella piscina vestita. Ma io lo so! Ma se si vede che... loro pensano che nella piscina c'è il cloro e pensano che sia come l'ammoniaca che li disinfetta. Insomma, praticamente pensano che la piscina sia una lavatrice. Poi si lavano loro e si lavano anche i vestiti, no? Ma questo l'ho notato molto nelle persone un po' cioccolatose, no? Lo fanno. Sono ragazzi. Volete vedere una cartina bellissima? L'ho vista per caso. Per Natale, questa è la cartolina che ho spedito a tutti i miei fans. Questi sono i francobolli a forma di albero di Natale, eh. Va che c'è il genio, eh.
Vabbè, l'ho copiata da un altro, però bella, eh. Francoballi.